Saverio. 3 punti a Bersaglia, forzato da Valsese, errore di Dimeco, la transizione, lo scarico di Procacci, 2 punti comodi per palleggio prolungato, il lob a servire Persico, costretto a raccogliere il pallone dalla spazzatura Edoardo, oggi piemontese, fallisce il tiro da 3 punti di Dimeco, la partenza cattiva, il palleggio di Procacci. A spazio per prendere il tiro dall'angolo Eli Antonio, palla nelle mani di Eli Antonio, lo scarico ancora per Sodero, il tiro dall'angolo del numero 21, allo scadere la bomba a Bersaglia, la partenza di Sodero che trova Eli Antonio, finta il tiro, appoggia il tabellone, 2 punti di precisione dei piemontesi, il contropiede gestito da Iardella, lo scarico per Camillo Bianchi, magari qualcuno si possa far male. Scarico di Procacci, il palleggio resta il tiro di Mazzantini. Presa forte di Valsesia, 5 secondi allo scadere l'azione di attacco, si mette in proprio Procacci. 2 punti per fronteggiare l'attacco giallo-blu. Palla che circola senza palleggio, subito punita la difesa a zona di Polignano. Il gioco è ripreso, il super tifoso Olmo ad arringare la folla. Chiara separazione Procacci con il contatto. Persico in ricezione profonda, trova lo scarico per Eli Antonio, tiro frontale da 3 punti, va altissimo Mazzantini che poi mette il turbo per andare già dall'altra parte, 2 punti in transizione per Saverio. Questo Mau è da far vedere ai ragazzi di attacco, lo scarico di Procacci per Mazzantini, batte in palleggio Sodero, Mau per Mazzantini, palla in punta per Eli Antonio, in angolo Procacci, 4 ottimo palla in punta per Persico, Mazzantini fronteggiato da Capitan Cazzolato, trova lo scarico per Eli Antonio, lo scarico fuori piuttosto che la conclusione da sotto, gioca a 2 Eli Antonio Persico, palla in angolo per Eli Antonio, finta il tiro, trova lo scarico per Iardella, Mau, un'orchestra che suona una musica bellissima. Fabio giocare questo... a pallacanestro, che non fa della difesa ruvida un marchio di fabbrica, fa difesa zona per Valsesia, che i nostri ragazzi però continuano a 6-2-3-2. 33 secondi alla fine del terzo quarto, finta lo scarico in angolo per Persico Bianchi, 3 punti che non trova il fondo della retina, la transizione di Piombino, il tiro di 3 punti di Iardella, la rubata di Iardella, Arsenio Lupin con il numero 4 nelle sue corde, ha fatto un'entrata nel traffico e ha dovuto dare una palla difficilissima fuori, sfrutta il blocco di Riva, si mette in proprio per il palleggio resta e tiro, buon rimbalzo offensivo di Riva, mi smentisce sempre più spesso il mio collega, ma è un piacere, altrimenti non condividerei con lui al palatenda con Iardella che da lontanissimo manda a bersaglio un'altra bomba, non ci cascano mai, però è giusto, come dici te, è giusto farlo, bel gioco a 2 Riva Pistolese, prende il tiro da 3 punti Bianchi dall'angolo,